Varsila ha deciso di non presentare appello contro l'ordinanza per condotta antisindacale del Tribunale del Lavoro di Trieste del 23 settembre 2022. Il caso è stato portato al Tribunale del Lavoro dai sindacati e il Tribunale ha ordinato di fermare la procedura per la chiusura dell'attività produttiva dello stabilimento di San Dorligo della Valle, avviata il 14 luglio. I prossimi passi, comunica il gruppo finlandese, saranno compiuti dopo aver esaminato la situazione con i sindacati, le istituzioni e le altre principali parti interessate, con il nuovo presidente e amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna, in prima linea. Ora vogliamo davvero concentrarci sull'avvio delle discussioni con tutti i nostri principali stakeholder e andare avanti in modo collaborativo, prosegue la nota in un tono diametralmente opposto a quello dei recenti comunicati, sostenendo come possiamo costruire una comprensione comune solo parlando insieme. Non c'è dubbio che possiamo ottenere risultati migliori quando lavoriamo tutti per un obiettivo comune. CGIL, CISL e UIL sostengono che l'azienda evidentemente ha capito che è il caso di sedersi al tavolo con un atteggiamento diverso da quello del 14 luglio scorso. Tuttavia, comunicano, non ci facciamo illusioni sul ripensamento di Wärtsilä del voler continuare a produrre motori a Trieste. L'avvertenza prosegue, importante sarà la ripresa del confronto con il nuovo governo che si formerà nei prossimi giorni. Più piccante il comunicato dell'USB, da Wärtsilä un goffo tentativo di rifarsi una verginità mediatica, nessuna discussione con chi vuole cancellare l'industria e il futuro di Trieste, un tentativo mal riuscito, quello di Wärtsilä Italia, di ripresentarsi pubblicamente col volto buono di Michele Cafagna, nuova AD, fresco di nomina dell'azienda.